C'è una luce immensa in quel momento e accanto a lui appaiono Mosè e Elia che cominciano a parlare con Gesù. Poi d'un tratto questa scena finisce. Pietro dice parole che sembrano senza senso. Rimaniamo qua, facciamo perdere, tratteniamo quello che abbiamo visto, ma Gesù li fa scendere dalla montagna. Hanno fatto un'esperienza di luce, ma non sanno fino in fondo il motivo per cui Gesù gli ha fatto fare questa esperienza di luce. Sembra una contraddizione, perché Gesù si mostra in tutta la sua divinità davanti ai suoi discepoli, ancora non è risolto, perché fargli vedere che lui è veramente Dio, perché mostrare tutta la sua divinità, perché tutta quella luce? Perché soltanto la memoria di quella luce salverà quei discepoli da un giorno che sarà un giorno di immenso buio, un giorno che inizia con Getsemani, in quella notte in cui Gesù soffre la sua agonia. E ai piedi del Monte degli Ulivi Gesù non mostrerà più la sua divinità, mostrerà la sua umanità. Lo vedranno piangere, lo vedranno soffrire, lo vedranno lottare per la morte. E poi non resta, e poi subisce tutto quello che noi sappiamo della passione fino a quelle crisi di mezzogiorno che fino alle 3 del pomeriggio accompagna la crocifissione di Gesù, fino alla sua morte in croce. È interessante, l'unica cosa che renderà possibile l'attraversamento del buio dei discepoli sarà ricordarsi di quella mattina, ricordarsi di quella luce. Allora non c'è contraddizione nel fatto che prima c'è la trasfigurazione e poi c'è la morte e la risurrezione. È come se un antidoto al veleno dello scandalo della croce. Guardate, qualcosa di simile succede anche nella liturgia. La logica ci direbbe che il primo novembre dovremmo festeggiare i morti e il 2 novembre i santi. A livello temporale succede così, prima si muore e poi al massimo si diventa santi. Ma perché la liturgia capovolge le cose? Perché prima ci ricorda il nostro destino, prima ci ricorda a cosa siamo chiamati, poi ci mette davanti il grande tema della morte, che è una cosa che ci accompagna per tutta la vita. Noi siamo spaventati dalla morte, perché non la sappiamo, conosciamo fino in fondo le cose, e per quanto la nostra fede ci dice che dietro la morte c'è un'altra vita, c'è sempre la paura di quello che accade in quel momento. E poi tutte le volte che sperimentiamo la morte perché perdiamo qualcuno, perdiamo persone a cui abbiamo voluto bene, è come morire in quel momento. È bello che la liturgia prima ci dice il nostro destino e poi ci dice che possiamo anche pensare a celebrare qualcosa che ci ricordi la morte. La giornata di oggi sarebbe davvero una giornata di lutto se non fosse preceduta dal giorno dei santi. E credo che questo sia il motivo per cui l'ultimo Vangelo che si legge nelle 3 celebrazioni previste della giornata di oggi è lo stesso Vangelo di ieri. Quello è il nostro destino. E penso questo destino che tutti noi siamo incamminati, tutti. Allora, come dovremmo vivere l'esperienza della morte? Come dovremmo vivere il ricordo dei nostri cari defunti? Non possiamo cancellare la sofferenza. Vedete, la sofferenza è uno dei sintomi dell'amore. Quando tu vuoi bene a qualcuno, soffri. Se tu non puoi soffrire, non devi voler bene a nessuno. Ma se tu vuoi bene a qualcuno, soffri. Soprattutto quando quella persona, in un certo qual modo, ti viene tolta. Allora, che cosa succede? Che certe volte quella sofferenza blocca la nostra vita, non ci fa andare più avanti. A volte noi non riusciamo a innamorare e rimaniamo fermi lì, a quello strappo, a quel dolore, bloccati. Ci domandiamo se è valsa la pena per il bene a qualcuno che non ci sta accorto, che senso ha quella sofferenza, perché quella persona non c'è più. Questo non è un modo cristiano di pensare alla morte e non è un modo cristiano di pensare alla sofferenza, perché il modo cristiano di vivere la sofferenza per la mancanza di qualcuno è la gratitudine. Oggi noi siamo chiamati a dare suffragio ai nostri fratelli defunti, accarezzandoli con la gratitudine, cioè dicendo al Signore: grazie Signore, grazie perché ce l'hai fatto incontrare, grazie perché abbiamo fatto un pezzo di strada con loro, grazie per tutto quello che abbiamo vissuto insieme. La gratitudine è la più grande delicatezza che possiamo dare ai nostri fratelli defunti. E invece la cosa peggiore che possiamo dare a questi nostri fratelli è farli diventare il motivo della nostra disperazione. E
farle diventare il motivo per cui la nostra vita si è fermata, e farle diventare il motivo del nostro orgoglio. Dovremmo lasciarle andare, dovremmo lasciare che davvero entrino dentro la luce, e il loro ricordo deve essere per noi una memoria di luce. Perché, fratelli miei, questa vita è un viaggio. Sappiamo come arriviamo in questa vita, non sappiamo quasi mai come va a finire, ma siamo tutti in viaggio, la morte riguarda tutti noi, è un momento, a volte breve, a volte un po' più lungo, ma questa vita è un viaggio, siamo tutti in cammino verso di loro. Allora è qui che cambia tutto, le carte in gioco cambiano tutto in questo momento, siamo in cammino verso il nulla o verso una vita vera. C'è un'immagine bellissima presa dalla Sacra Scrittura che dice così, che questa vita è come il parto di una donna. Quando una donna partorisce soffre, ma quando nasce quel figlio, dice la parola di Dio, quella donna non è che dimentica quella sofferenza, ma è come se non è più importante, perché quel figlio, la gioia di quel figlio, copre tutto, copre completamente tutto. Allora pensate che un po' questa nostra esistenza sia un po' come essere nel grembo di una madre. E prima o poi i nostri 9 mesi scadranno, ma è fuori da quel grembo che comincia veramente la vita. Noi non sappiamo niente di chi siamo veramente, solo io capiremo. E qui siamo soltanto potenzialmente delle persone, ma nella vita eterna saremo davvero chi siamo. Per questo non dobbiamo temere la morte. E anche se ci spaventa di tutte le cose che non conosciamo, qui ci serve la fede. La fede non serve a cancellare la paura, non serve a cancellare la sofferenza, ma a ricordarci che dobbiamo avere coraggio quando abbiamo paura e che dobbiamo avere gratitudine quando soffriamo. Forse più che domandare a noi qualcosa per i nostri cari defunti, oggi dovremmo domandare questo a loro, questa grazia immensa di riuscire a rileggere tutta la nostra vita attraverso la memoria della luce, di pensare al giorno che stiamo celebrando oggi ricordandoci il destino che ieri abbiamo celebrato nella liturgia di tutti i santi. Quello è il nostro destino, e questo con molto coraggio affrontiamo quello che ci manca nella fine del nostro viaggio, e tutto il nostro ricordo non sia altro che non pensare che abbiamo lasciato indietro questi nostri fratelli. Sapete, i nostri cari defunti non sono nel passato, non ce li siamo persi di strada, ci hanno semplicemente sorpassato, sono davanti a noi, siamo noi in cammino verso di loro. A loro forse dobbiamo dire di rallentare il passo, di aspettarci. E questa è la comunione dei santi. Vorrei concludere dicendovi quello che ci insegna il Catechismo. La nostra teologia cristiana ci dice questa cosa molto semplice, che i nostri cari defunti non possono essere più utili a se stessi, possono solo essere utili a noi, possono solo pregare per noi, non possono più pregare per loro stessi, non possono da soli darsi qualcosa, perché ormai sono in un'altra vita, in una vita che li sta preparando alla visione del Padre, alla visione di questa luce inaccessibile. Solo noi possiamo pregare per loro, ma possiamo stare certi che loro certamente pregano per noi. E questa è la comunione dei santi. Approfittiamo di questo, così come noi suffraghiamo loro, sappiate che non c'è un istante della nostra vita che non è accompagnato dall'intercessione di questi nostri fratelli, perché l'amore non può niente contro la morte. Chi ama ha già vinto la morte non può più andare. Forte, più forte, grazie della morte e dell'amore, e questo che ci insegna Cristo. E l'amore che dà la vita è l'amore più grande. Allora chiediamo questo oggi al Signore alla fine di questa giornata su quest'altare, mentre celebreremo la passione, morte e risurrezione di Cristo, che quello che noi offriamo su quest'altare possa aiutare loro a prepararsi all'incontro con il Signore, e chiedere a loro di continuare la loro protezione nei nostri confronti e di accompagnare.